Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno e quest'oggi vi voglio introdurre in una questione molto importante perché concerne la politica internazionale, i giochi di potere, il prestigio per determinare una certa egemonia geopolitica in determinate aree. E quest'oggi parleremo di Ucraina, un tema di grandissima attualità. L'Ucraina, poco si sa dell'Ucraina, in realtà l'Ucraina non è nemmeno uno Stato, storicamente non è uno Stato, non vi è mai esistito uno Stato che si chiamasse Ucraina e quello che è tuttora è solamente uno Stato cuscinetto. Lo Stato cuscinetto non è uno Stato normale, è uno Stato costruito in modo da separare quello che è l'impero russo dal resto dell'Europa. Abbiamo visto un'Europa che cerca di creare se stessa, ma non ci riesce perché mancano i presupposti. L'Europa non ha un proprio esercito, non ha nemmeno delle regole comunitarie al suo interno ben definite, tant'è che non abbiamo una Europa omogenea, non abbiamo un'Europa consolidata. L'Europa vorrebbe in un certo senso autocostruirsi con un modello statale di grande forza, ma non riesce a dare questo carattere, questa impronta a se stessa. Allora, parliamo adesso dell'Ucraina. L'Ucraina è uno stato che non è mai esistito. Se voi prendete qualsiasi carta geografica dell'Ottocento, del Settecento, del Seicento, fino andando indietro di 1000 anni, non troverete mai Ucraina come stato a sé stante. È sempre stata una regione della Russia. I confini non sono quelli attuali, però grosso modo, per dare un'idea a chi ci ascolta, 2/3 dell'attuale Ucraina hanno sempre fatto della Russia. Non è vero che le regioni storiche della Russia sono delimitate alla parte orientale e alla Crimea, anzi la Crimea, andando a vedere le cose, ha fatto parte nella Russia solamente dal 1460 circa, grosso modo, ai giorni d'oggi. Prima la Crimea apparteneva alla città di Genova, e per cui è una storia abbastanza recente quella della Crimea con la Russia. La Crimea, la maggior parte delle città della Crimea sono state fondate da italiani, hanno appartenuto alla Repubblica di Venezia, poi sono state vendute a quella di Genova. C'è una storia, poi sono arrivati anche lì l'impero ottomano, i turchi l'hanno conquistata e poi i russi sono riusciti a prenderne possesso. Allora, grosso modo, l'Ucraina. Il territorio dell'Ucraina storicamente è parte della Russia. Possiamo tranquillamente dire che tutti gli zar di Russia hanno dominato anche l'Ucraina, erano identificati come zar anche nell'attuale Ucraina. Noi prendiamo Kiev, che è la capitale. In realtà Kiev, possiamo andare a vedere sulle carte geografiche d'archivio, quelle antiche, Kiev è sempre, che la capitale ha sempre fatto parte della Russia, sempre. Ragione ben diversa per quella parte più ad occidente che è stata europeizzata, anche se quella vanta un passato molto antico, sempre sotto l'egemonia russa. Ecco, per cui, perché in Ucraina democraticamente non sarebbe possibile ottenere un consenso filo occidentale? È perché nella parte orientale, quella russofila dell'Ucraina, vivono 40 milioni di persone, mentre a Leopoli, la parte quella filo europea, Leopoli col suo indotto cosa fa? 2 milioni di abitanti. Aggiungiamo anche le regioni limitrofe, cosa fanno? 5 milioni di abitanti faranno, sì o no? Se si va sul voto, se bisogna decidere la cosa democraticamente sul voto, hanno già perso di partenza, per cui ecco il motivo delle rivolte. Le rivolte hanno portato a palazzo degli impostori fascisti, e questi impostori fascisti essenzialmente
sono una rappresentazione dittatoriale. Hanno anche, appena si sono instaurati a palazzo, hanno anche fatto delle leggi filodittatoriali. Ecco, questo è un po' quanto. Passo la parola a questo punto al nostro esperto di fatti internazionali, in modo che lui illustrerà molto meglio di quanto possa fare io quelli che sono stati gli avvenimenti, i fatti che hanno caratterizzato l'Ucraina in questi giorni. Patrizio, a te la parola. Ciao Andrea, quindi i fatti dell'Ucraina sono stati interessanti perché noi leggiamo che si parla spesso di invasione. Tuttavia, nessuno dice effettivamente da dove è questa invasione, non c'è nessuna foto di carro armati russi che passavano al confine, non c'è niente che lasci presagire che ci sia stata questa invasione. Quali sono le prove dei carri armati che hanno sconfinato? Quali sono? La domanda è strana perché nel caso dell'invasione dei suddetti c'erano state persone che hanno testimoniato dell'arrivo dei militari. Riccardo Fogli, quando è andato in Ucraina, ha detto: "Non vedo nessun militare in giro, vedo solamente gente festante in Crimea perché è tornata sotto la Russia". Quindi un'indagine più accurata ho fatto, ho controllato diversi blog, ho sentito persone sul posto. E la cosa interessante che ho visto, c'è stato un articolo sul sito UNG, Young, di Germano Mini, dove si parlava effettivamente di un'intervista con un capitano, un ex capitano dell'esercito ucraino, che in realtà ci descrive una situazione che è tranquillamente opposta a un'invasione. Ci descrive il fatto che praticamente di fatto Putin non ha invaso niente, ma si è comprato la Crimea. In che senso i soldati russi, i soldati ucraini erano 6 mesi che non prendevano lo stipendio? Perché ricordiamo tutto che l'Ucraina è un paese che è ufficialmente in bancarotta. Yanukovych non aveva soldi, l'esercito non è intervenuto non per solidarietà con Yanukovych, ma perché non ha ricevuto soldi. Molte delle rivolte che non sono state stroncate, non sono state stroncate perché? Perché gli eserciti non ricevevano soldi, non erano pagati. Quando non c'è l'appoggio dell'esercito, un presidente cade. Quando ha l'appoggio dell'esercito, un presidente rimane in piedi perché, volente o nolente, è il braccio armato è del potere dell'esercito. La domanda che lascia presupporre allora, perché i russi non gli hanno dato a Yanukovych i soldi per pagarlo, ma l'hanno fatto per pagare l'esercito e l'hanno fatto scappare? L'articolo del sito Young è interessante per quale motivo? Perché ci delinea una strategia messa in piedi da Berezovsky che è stata non. Adesso, scusate, ricordo a tutto che Berezovsky è stato l'ammiraglio della flotta ucraina. Sì, è stato l'ammiraglio ed era stato selezionato per fare il capo di stato maggiore delle forze armate ucraine. Però sappiamo in realtà che il nostro Berezovsky è stato un abile politico, perché prima ha chiesto i soldi negando ufficialmente che, dicendo ufficialmente agli americani che non era vero, che erano solo voci, che l'esercito, le forze armate ucraine non ricevevano lo stipendio da 6 mesi, ha chiesto prima agli americani i soldi per non intervenire distribuendoli a tutti i soldati, con la promessa di farlo ministro della difesa. Appena ha visto che non lo facevano ministro della difesa, si è messo d'accordo con i russi chiedendo i soldi sia per sé che per i suoi soldati per fare il cambio per passare dall'altra parte. Addirittura la cosa strana che ci segnala il sito Young è che non vero, insomma, che prima l'offerta ai russi l'avevano fatta solamente ai soldati russofili che hanno come lingua madre russa il russo, di lingua madre russa. Poi dopo alcuni soldati ucraini e tatari, scoprendo l'offerta, essendo anche loro non pagati da 6 mesi, si sono presentati spontaneamente al comando russo Sevastopoli dicendo: "Guardate che noi passiamo con voi, in più vediamo anche se ci date anche 3.000 dollari a testa in più,
vediamo anche tutte le informazioni di tutte le caserme che consideriamo irriducibili, che non passeranno mai con voi. Naturalmente, per 3.000 dollari a testa in più, che è tutto sommato una spesa totale di 300.000 dollari, naturalmente hanno parlato col comando centrale e hanno accettato. Quindi, mentre c'erano le rivolte a Kiev, venivano distribuite tutte le divise senza ancora le nuove divise agli ucraini, e appena c'è stata la dichiarazione di indipendenza, l'operazione è scattata. Molti soldati ucraini, di irriducibili, hanno lamentato, e si legge anche su molti siti ucraini, di essere stati circondati non da russi, ma da altri soldati ucraini, gli stessi che fino al giorno con cui fino al giorno prima facevano l'esercitazione insieme. E interessante sarà anche l'altra mossa di Berezovsky, che nei giorni caldi delle rivolte, quando le province di Lvov, Ivano-Frankivsk, hanno espulso le forze armate dalla città, perché in Ucraina le caserme fanno parte del demanio comunale e regionale, non fanno parte come in Italia del demanio nazionale. La sua mossa qual è stata? È stata interessante perché ha trasferito queste persone, le ha trasferite tutte in Crimea. Quindi, naturalmente, appena hanno fatto, avevano dell'assi anche personale, appena c'era l'offerta di tipo monetario, oltre alle migliori condizioni, perché ricordiamo che comunque un soldato russo prende il triplo rispetto a un soldato ucraino, più non erano pagati da 6 mesi, insomma, la gente, insomma, deve pur mangiare, anche se è un concetto che ormai in Europa, a Barroso e alla Commissione Europea, questo non interessa più. E quindi, naturalmente, loro hanno fatto il salto della guaia, sono passati con la Russia, che ricordiamo che comunque nel bene e nel male per il momento ti va molti soldi in cassa, e si sono dichiarati russi. Addirittura c'è stato il caso della nave ammiraglia della Marina Ucraina, che nel giro di 24 ore, senza scafo, hanno cambiato bandiera e si sono dichiarati tutti i membri dell'esercito russo. Però questi non li ha visti nessuno. La storia ucraina cosa ci insegna in realtà? Ci insegna che, prima di tutto, quando tu affami una nazione con l'austerità, con politiche insensate, perché senza considerare le interrelazioni ai bilanci, l'Europa fa politiche insensate, tu rendi di fatto la gente vendibile. La seconda cosa che ci riesce a pensare che in realtà Putin abbia applicato una massima cinese, che dice: stai attento a ciò che desideri, perché potrebbe avverarsi. In che senso? Nel senso che, alla fine, una volta che Putin controlla la Transnistria e controlla la Crimea, lì ci sono le valvole per i gasdotti. Quindi gli bastano quelle due regioni per tenere bloccato tutto il resto. Però, diciamo, conosce anche la corruzione endemica dello Stato ucraino. Quindi, facendo, diciamo, entrare l'Ucraina passi verso l'Unione Europea, sappiamo che gli ucraini già adesso stanno iniziando a fare pubblicità, nel senso: scopri i tuoi parenti ucraini. Quindi ci lascia presupporre anche che questi incomincino a vendersi i passaporti. Dici: ma tu sei sospettoso? No, sappiamo che è successo che se li sono venduti i bulgari, se li sono venduti i rumeni, i polacchi. C'era gente dalla Polonia che diceva che adesso ci sono molti polacchi che non parlano polacco, in maniera molto polemica. E adesso pensiamo che l'Ucraina ha un terzo del reddito della Polonia, più la metà del reddito bulgaro. Che loro siano così onesti da non vendersi, oggettivamente risulta assolutamente, e stanno vicini alla bancarotta, risulta assolutamente impensabile. Quindi un avvicinamento, dico, dell'Ucraina all'Unione Europea di fatto metterebbe la possibilità, già ufficialmente un 30% dei russi hanno familiari e parenti ucraini. E tipo alcuni oblast nel sud della Russia, la percentuale arriva addirittura al 60%. Adesso immaginiamo, con la corruzione che ha fatto lo Stato ucraino, praticamente scoprire che tutti gli ex USSR, tutte le persone dell'ex Unione Sovietica, siano di fatto tutti, cioè abbiano tutti i parenti ucraini, diventa una cosa molto molto facile.
molto molto facile, e l'impatto di in Italia e su tutto il resto d'Europa con l'immigrazione ucraina potrebbe essere alquanto distruttivo, perché un riconoscimento totale, cioè non mi stupirei poi se l'ambasciata ucraina in Burundi possa, nel senso, far riconoscere tutti i cittadini del Burundi la cittadinanza ucraina. Parliamo di stati che in cui 300 euro al mese è un bello stipendio, insomma, quindi... Verosimilmente, al posto che arrivare da Lampedusa, arriveranno da Kiev i prossimi... Sì, faranno quel giro, cioè, a me mi arriveranno già col passaporto in mano e... Il passaporto ucraino, dicendo che praticamente hanno trovato il paese ucraino, hanno trovato che c'avevano una nonna, una trisnonna ucraina. E se consideriamo che Russia e Ucraina... e Kazakistan sono stati insieme per 700 anni, anche se ufficialmente non c'è nessun parente, trova un parente ucraino, anche al tempo di Cristo, è anche molto facile, perché sbirciando, poi ricordo sull'Ucraina storica, ricordiamo che l'Ucraina storica in realtà non è così estesa, sentendo gli anziani che si sono trasferiti dall'Ucraina o dalla Russia al tempo di Stalin, loro delimitano l'Ucraina storia praticamente, all'oblast di Poltava, perché già le province dell'Ucraina occidentale venivano ritenute negli anni 30 e 40 come già un'altra, come li chiamavano i polacchi, quelli dell'Ucraina occidentale li chiamavano i russi. Non mi ricordo effettivamente qual era il secondo provincia. Comunque l'Ucraina storica si rifà tipo a due o tre province, non alla maggioranza, non a quel pezzo, anzi l'allargamento dell'Ucraina storica la dimensione attuale è stata fatta, riconosciuta da quei residenti, zar e zar vari. Quindi cioè, se noi vediamo quella che è la vera Ucraina, probabilmente ci guardiamo a un fazzoletto di terra che grande sì e no quanto il Molise, o al massimo Abruzzo e il Molise tutti insieme. Quindi cioè anche questa accezione popolo ucraino, cosa sì, stiamo scavando bene, insomma è una cosa molto, perché ricordiamo anche che nonostante che in alcuni stati sovietici è stata data una conformazione alla politica molto antirussa, tipo ad esempio in Lettonia, che tu se sei russo ma se sei stato deportato perché avevi lavorato con i tedeschi, tu prendi, o c'hai parenti ex deportati, tu prendi la cittadinanza lettone. Se tu sei stato lettone che hai lavorato per i russi, per la polizia o per il KGB o per l'amministrazione centrale russa, tu la cittadinanza russa, cioè la cittadinanza lettone, tu non la prendi. Quindi abbiamo tutta una serie di questi casi così strani, che delimitano una politica, una volontà centrale di affermarsi. Nonostante questo, gli stati dell'ex Unione Sovietica sono stati insieme per 700 anni, perché è stato più il periodo che sono stati insieme rispetto a quello che sono stati separati. Quindi starei molto attento, quando si parla di identità nazionale, popolazioni locali, in questi casi, cioè è molto più forte, cioè esiste una differenza molto più forte fra una persona del sud Italia, una persona del Veneto, una persona dell'Italia centrale, rispetto a quanto possa esistere in termini culturali, fra, se non linguistici, fra termini culturali e linguistici, fra un ucraino, un russo e un lettone. Quindi quando si parla di azioni sovietiche, tenere presenti i miscugli e le volontà politiche è una cosa molto importante, al di là delle pressioni politiche che rendere questi stati autonomi. E se vediamo la conformazione storica, alla fine ci rendiamo conto che le popolazioni originarie non russofone, non mischiate con i russi, sono molto, una percentuale minima. Nella stessa riga Kiev, praticamente
50% delle persone sono d'origine russa, sono integrate con la popolazione locale, parlano correttamente due lingue e non c'è alcun problema di sorta effettivo. Quindi attenzione a ciò che desideriamo, attenzione anche a tutte le persone favorevoli all'allargamento dell'Europa all'Ucraina, perché è una bomba. Cioè, Putin non c'ha bisogno né di prendersi la parte orientale dell'Ucraina, né di prendersi, insomma, invade l'Ucraina come molto per riportarla su. Una volta che basta che l'Ucraina va dentro l'Unione Europea, e tendenzialmente già l'Unione Europea si regge su basi praticamente di fatto assurde, perché noi abbiamo una moneta unica, però non abbiamo uno scambio di informazione unico, non abbiamo nessun controllo unico, non esiste nemmeno la residenza unica nell'ambito comunitario. Io stesso che ho vissuto per 10 anni in vari stati comunitari, tutte le volte che cambio di residenza, personalmente l'ho dovuto fare io, avvisare le ambasciate locali, che è una cosa praticamente assurda, perché abbiamo una moneta, non si vede che abbiamo ceduto la buona sovranità, che è quella della moneta, la cattiva sovranità, che è l'esclusiva dell'informazione, non è stata ceduta. Quindi ci abbiamo preso il peggio dell'uno, dell'una situazione e dell'altro. Una volta che allarghiamo l'Unione Europea a uno Stato che di fatto è in bancarotta fraudolenta, perché sì, Yanukovych era un corrotto, ma l'attuale primo ministro ucraino, l'attuale dirigenza ucraina non è meglio, perché ricordiamo che Yatsenyuk è un membro di Scientology, che è una setta, Turchinov è un Battista, non si capisce come mai in un paese come l'Ucraina, in cui l'80% sono fra greco-cattolici, cattolici, ortodossi, cioè abbiano un presidente che è protestante, Battista, un altro primo ministro che è membro dei Scientology, che praticamente rappresentano, sì e no, parliamo di comunità che hanno lo 0,5% di presenza all'interno della popolazione ucraina, più un alto tasso di corruzione, può essere una bomba per distruggere l'integrazione ucraina, una bomba per distruggere la già fragile convivenza civile che c'è in Europa, perché prima l'euro, poi pure la bomba ucraina, poi dopo ci si stupiscono che la Le Pen in Francia rischia di andare sopra il 50%, o Farage in Inghilterra rischia di andare sopra il 50%, o che in Italia la Lega e 5 Stelle prendano consensi. Ma come sono state fatte le cose, come stanno facendo le cose, è una cosa ampiamente con il culo, scusate il termine, e l'avvicinamento ucraino è l'ennesima bomba che rischia di rivolgersi solo contro l'Europa, anche le pressioni di Obama sull'Europa sono pressioni ampiamente negative per l'interesse di tutti gli stati europei, noi italiani per primi, ma anche tutti, in senso di tutti i PIGS, e ciò ci lascia presupporre anche che, a fronte di uno strillarsi a vicenda con Putin, di un insultarsi a vicenda, di un braccio di ferro fittizio, in realtà possa esserci anche un accordo Russia-America, che in cui con l'Ucraina che diventa il cavallo di Troia per distruggere la stabilità di tutti gli stati europei. Quindi il desiderio del presidente della Mercedes, che dice abbassiamo i salari del 10% e allarghiamo il mercato un 20% delle persone, così sicuramente ci guadagniamo, rischia di essere un desiderio contro di noi, contro tutti i popoli europei, contro la pace di tutti i popoli europei, perché ricordiamo che comunque in prima linea contro la Russia o una mossa del genere ci siamo noi tutti. Ci siamo noi tutti, e un'entrata dell'Ucraina entro l'Unione Europea è peggio di un bombardamento nucleare. L'invasione delle cavallette. Sì, è peggio dell'invasione delle cavallette, perché tutti quelli che abbiamo, cioè adesso pensiamo bene che ci sono degli stati che di fatto vivono facendo documenti,
una versione tipo, ad esempio, dico, i documenti Schengen, non esiste una forma di registrazione comune di matrimoni. Una, diciamo, una persona ucraina possa benissimo farsi 10 matrimoni, 15 matrimoni in tutta l'Unione Europea, prende 10.000 euro a testa, metterli sul conto, dico, e fa ottenere permessi di soggiorno. Diventa vencio di un bombardamento, forse anzi, personalmente direi sarebbe meglio se Putin ci E bombardasse guardiamo, che... la Romania ha fatto la stessa cosa con la Moldavia, se per questo. Non è che stiamo ventilando scenari che non si sono presentati, sono già L'unica scenari. cosa è c'è uno scenario che l'unica cosa è che la Moldavia, parliamo di un territorio che comunque c'è 2 milioni di persone. L'ex Unione Sovietica parliamo di qualcosa che comunque sia no, riguarda 250 milioni di persone. Quindi uno scenario di fatto che se 200 che è potenzialmente abbastanza distruttivo, quindi io starei attento anche ai miei democratici del giorno prima, i miei democratici del giorno dopo, quando si ventilano questi scenari di Ucraina dentro l'Unione Europea. Starei molto attento. Grazie.